Questo è un Scusami, po' il quadro. scusami, ti interrompo proprio su questo punto. Questa vicenda dell'Austria ha riattizzato la vicenda del Sudtirolo, che invece guarda a questa, chiusura delle frontiere in modo molto preoccupato. Esattamente, abbiamo visto anche un'intervista a Messner, Reinhard Messner, avevamo letto la volta scorsa le dichiarazioni del sindaco del Brennero, aveva detto appunto che la preoccupazione era quella che si sarebbero avuto dei contraccolpi, ma soprattutto poi sarebbero rimasti loro da soli a far fronte a una massa di immigrati che si sarebbe trovata in un imbuto, bloccata da una parte, non può più andare avanti, non può più andare indietro, e loro non hanno i mezzi per una politica umanitaria esaustiva nei confronti di migliaia di persone che si prevede. Poi non si sa, perché qualcuno dice: ma non è mica detto che il flusso della rotta balcanica che è stata chiusa si riversi sul Brennero. Quindi è ancora tutto da vedere, però abbiamo capito che era un gioco politico, ecco. Dunque, come secondo argomento, mi dicevi appunto poco fa, c'è la vicenda Regeni, Sì. una vicenda che si è arricchita, tra virgolette, tante virgolette, di nuovi fatti come gli arresti in Egitto, ma io direi anche dell'ascesa in campo finalmente di alcuni settori della società, sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna. Dico finalmente perché questa vicenda assume un carattere geopolitico internazionale oppure non, sicuramente non si riesce ad uscire. Questi arresti, secondo te, cercando anche un po' di rientrare nei fatti reali di quanto è accaduto, rappresentano un segnale di debolezza o un segnale di forza? Questo è il tentativo della Turchia e di Erdogan, scusa, Esatto, del dell'Egitto, Cairo, eh. di Erdogan e di Al-Sisi di mostrare i muscoli e di dire: qui comandiamo noi e qui facciamo tutto quello che vogliamo, che è un messaggio. Che è un messaggio all'Italia, anche perché abbiamo visto che l'Italia non è riuscita a tirar fuori un ragno dal buco per quanto riguarda la verità, la giustizia del povero ricercatore Regeni. E quindi lui, Al-Sisi, che ha già detto: no, era una questione dove la polizia e i servizi segreti non c'entrano assolutamente niente, mentendo spudoratamente, ovviamente, adesso può continuare la sua politica infischiandosene dell'opinione pubblica internazionale, ed è proprio quello che diciamo anche noi da tempo: la questione deve diventare internazionale e avere delle, delle, delle l'Italia deve farsi forte di alleanze forti, perché altrimenti abbiamo visto da sola non ce la fa in questo caso. A me sembra di capire, leggendo alcuni giornali, come con questa mossa però Al-Sisi finisce per diventare ancora più invischiato, o meglio a dire, uno dei punti della tesi del premier egiziano era quello di dire Regeni era un caso isolato, la repressione non è ai livelli che pensano gli occidentali. In realtà sta accadendo e sta dimostrando esattamente il contrario, attirando su di sé una maggiore attenzione. Io non vorrei che tutta questa vicenda poi alla fine, se portata su un piano diplomatico, di relazioni internazionali e quant'altro, sfoci in una verità di regime accettata anche dagli altri, insomma, ecco, è questa la cosa. E beh, dipende proprio da noi italiani, dai nostri alleati, riuscire a stanare Al-Sisi. Ma io comunque avevo già detto un tempo fa che Al-Sisi, fino a che non cadrà, noi, non ci, no, fino, che, fino a che non cadrà Al-Sisi, noi non avremo la verità e la giustizia per Regeni, ovvio, perché è assolutamente coinvolto. Quindi come può dire sono stato io? Dovrebbe dire sono stato io, ma non mi sembra proprio l'ipotesi, sta andando proprio nella direzione sbagliata, dicendo: guardate che io faccio quello che voglio a casa mia. Questo è gravissimo. E noi abbiamo avuto anche un caso singolare a
purtroppo la Lega Calcio aveva disposto che tutte le partite avrebbero avuto i giocatori delle squadre di calcio che reggevano lo striscione Verità per Regeni, e questa è una cosa nobile e importante perché il calcio è molto popolare, la gente l'avrebbe visto, si sarebbe richiamata l'attenzione su questo caso. Poi è successo che, siccome nella squadra della Roma milita un certo Salah, un giocatore egiziano molto conosciuto in Egitto, quasi un idolo, cioè un idolo delle folle anche egiziane, non solo romaniste, abbiamo visto che lo striscione, per quanto riguarda l'inizio della partita Roma-Napoli, anziché essere trasportato, portato dai calciatori, è stato portato dai raccatapalle e tolto prima dell'ingresso delle squadre in campo, addirittura, così che a Salah non avesse alcun imbarazzo. E se noi ci facciamo anche questi problemi, non so dove andremo a finire. Insomma, la linea dell'Italia non è quella, chiaramente, è la linea del governo, però comunque sembra che col passare del tempo ci stiamo indebolendo invece di rafforzarci. Questo è molto preoccupante, quindi secondo me, appunto, bisogna tenere alta l'attenzione, la guardia. Prendo questo tuo assist per arrivare e cambiare pagina, diciamo così, e arrivare alla politica interna. Sicuramente il fatto della settimana che sta ancora tenendo alta l'attenzione stamattina per alcuni giornali era ancora in prima pagina, è questa corruzione in Campania, direttamente in casa del PD. Io credo che sulla partita tangenti e anche sicurezza si vada ancora più rafforzando un polo di centro con un accordo ancora più forte tra Renzi, Alfano, Casini, e questo sta andando un po' nella stessa direzione di quanto è stato deciso a Roma, perché è evidente l'intenzione di Berlusconi di non rimanere fuori da quel percorso lì. Sì, tu hai unito due argomenti che mi ero segnato, appunto questa corruzione, questo caso di corruzione da parte dell'inchiesta che ha portato a nuovi arresti e a mettere sotto inchiesta il presidente del PD campano Stefano Graziano e la vicenda del sindaco di Roma. In cui appunto pare che stia emergendo un patto forte tra Renzi e Berlusconi per sostenere Giachetti e battere la Raggi. Il pericolo è appunto il Movimento 5 Stelle. Nel primo caso del PD campano, Renzi sta tentando di tutto per dire è solo lì un po', è una questione, non è una questione morale nazionale, ma una questione morale locale. Graziano non è un mio uomo, ha collaborato col governo precedente, e quindi non è un nostro uomo, però comunque lui era presidente campano, lui dovrebbe tenere sotto controllo soprattutto quelle zone lì, mentre invece pare proprio che, come ha detto tra l'altro Saviano giustamente questa volta, ha detto Renzi, il governo e PD del mezzogiorno se ne infischiano, quindi hanno perso una grande occasione per cercare di arginare le infiltrazioni malavitose, mafiose e cercare di intaccare i meccanismi criminali che portano a questi voti di scambio in cambio di favori e appalti, come è successo appunto a Santa Maria Capua Vetere. Tra l'altro, il fatto più comico, se non fosse tragica la cosa, proprio farebbe ridere, perché uno degli appalti su cui l'inchiesta ha acceso i riflettori riguardo alla realizzazione del cosiddetto polo della legalità, quindi fa ridere perché quando così come colpisce quando arrestano gli esponenti dell'antimafia che si sono fatti vanto di essere antimafia, come l'ex presidente della Confindustria siciliana Robello, invece poi li trovi ancora più con le mani nella marmellata, più di quelli che invece non si vantano, non fanno dell'antimafia la loro ragione di vita. Quindi molte cose, ci sono molte contraddizioni in questo caso. E per quanto riguarda per concludere sul caso di Roma, è ovvio che Berlusconi aveva visto che con Bertolaso non sarebbe praticamente uscito di scena, ha cercato di sparigliare le carte, appoggia Marchini, ma è soltanto
per sottrarre voti alla Meloni. Con un paradosso, peraltro, Martini è appoggiato da Forza Italia e da Storace, cioè l'estrema destra, mentre la Meloni, ovviamente, da Fratelli d'Italia, che è il partito della Meloni, e dalla Lega Nord, cioè è un pateracchio che però appunto forse porterà su Giachetti e la Raggi al ballottaggio, come era già previsto tempo fa, e lì chiaramente Berlusconi si schiererà col candidato di Renzi. Ecco, io volevo aggiungere due elementi, uno in tono diplomatico, uno in tono un po' arrabbiato. Dopo diversi mesi di radiofonia web pacata, sento che sto per esplodere. Comunque, no, l'osservazione che volevo fare è che potrebbe accadere anche il contrario, però, e cioè che Giachetti si possa trovare a sostenere Marchini. Nel patto c'è anche questo, cioè i due se la giocano sostanzialmente e la Croce Rossa con anti M5S potrebbe arrivare in tutte e due le versioni, ammesso che i due ce la possano fare distintamente, chiaramente al primo turno, nei confronti della Meloni, che ovviamente sfrutterà finché potrà non solo l'alleanza con la Lega, che a Roma comunque ha conquistato poco terreno, ma questo risentimento per il voltafaccia di Berlusconi e poi per il cambio. Quindi chi è indeciso in politica, sai meglio di me, poi sconta, paga un prezzo. L'arrabbiatura vera, forte, una cosa davvero prorompente è che siamo, caro Riccardo, tu che sei di Roma, lo dovresti avvertire esattamente quanto me, all'ingegneria politica fine a se stessa. Mentre la città crolla, è sporca, non ha praticamente più servizi, aumentano le cosche mafiosi, aumenta il giro delle tangenti, devi pagare per qualsiasi cosa. Questi signori, questi cosiddetti professionisti della politica che hanno fatto le alte scuole del PD, dei grandi luminari, ne cito a caso qualcuno, il grande Massimo D'Alema, oppure il Veltroni che ogni elezione prendeva botta a destra e a sinistra, ecco, questi signori pensano all'ingegneria politica, mentre la gente nelle strade letteralmente muore di fame, mentre la gente non sa più dove sbattere la testa. Questo luridume politico sta praticamente trascinando la città nel disastro più assoluto, perché pensa, come tu mi hai confermato, a spartire le poltrone, a trovare un modo per passare la nottata delle elezioni e questo produrrà naturalmente ancora più disastro. Scusa questo momento, ma forse ci voleva, perché stiamo assistendo a Roma veramente non solo al disastro della politica, ma alla morte della società civile. No, ma soprattutto la cosa che mi preoccupa di più è che questo super inciucio che si profila, dove alla fine sono tutti dentro, non permetterà la cosa che sta più a cuore dei romani, che sono abituati alla strada sporca e alle buche, ma soprattutto non erano abituati a Mafia Capitale. Quindi impedirà probabilmente un segno netto di discontinuità rispetto a quella stagione di porcherie che si sono viste per quanto riguarda la gestione e l'amministrazione della città, prima sotto Alemanno e poi anche un pezzo con il suo successore. Quindi, e questo mi preoccupa veramente perché vuol dire che Roma non può essere governata. Questo è grave, è gravissimo. Bene, ne torneremo a parlare perché in queste settimane in cui magari lor signori potrebbero svegliarsi dal letargo e dall'assoluta mancanza di sensibilità politica e provare a parlare di contenuti, ecco, in queste settimane magari qualche spunto verrà fuori per stare dentro ai temi veri della città. Sì, c'è un Grazie, mese di tempo. ecco, grazie ancora Riccardo, Grazie a te e noi grazie a tutti gli ascoltatori. ci risentiamo, quindi ci rivedremo lunedì prossimo. Benissimo, grazie.